Campo Formido c'è il centro di recupero della fauna selvatica che copre il territorio della provincia di Udine. Qui sono ospitati animali feriti che vengono portati dalle guardie provinciali. Ci sono anche animali molto particolari come i cinghiali che sono alle nostre spalle, che sono stranamente domestici. Questo qui è quello che si fa accarezzare, anche l'altro, però l'altro non essendo, diciamo, nato qui da piccolo, ciccio, sì. Ecco. Lui ama farsi accarezzare sempre, sia appena entro a portargli da mangiare che quando esco, allora le coccole e le buone. Come funziona questo centro di recupero della fauna selvatica? Qui vengono portati tutti gli animali selvatici che vengono trovati in difficoltà, quindi anche i cuccioli, incidenti stradali, automobilistici, e vengono portati qui. Noi, nel limite delle nostre possibilità, alleviamo i piccoli, curiamo gli animali feriti e poi vengono rimessi in libertà in luoghi e in posti idonei. Il nostro servizio funziona 24 su 24 per la consegna degli animali, che lo possono fare anche i privati cittadini. Oppure c'è il numero verde della provincia, che potremmo anche darlo, che è 800-961969, in cui sono presenti due agenti che lavorano dalle 7 di mattina alle 7 di sera, di ogni giorno, sabato e domenica compresi, salvo una volta al mese che saltano, perché lo fanno solo in due e quindi sarebbero sempre impegnati a lavorare, no? E siamo due, e io e il mio collega Zufferli Giovanni, che a turno ci occupiamo di questo tipo di servizio, dall'estrema montagna alla laguna, in poche parole da Lignano fino su a Passo di Monte Croce Carnico, quindi in largo e in lungo su tutta la provincia. Tutti gli animali rinvenuti feriti o in difficoltà vengono recuperati e portati qui al centro di Campo Formido presso il signor Giuliani Maurizio, che è l'unico centro, diciamo, della provincia autorizzato per detenere la fauna selvatica. Le trovate quotidianamente? Quotidianamente, chiaramente il nostro lavoro è un lavoro più che altro stagionale, perché durante il periodo estivo, quindi dalla tarda primavera a tutta l'estate, i rinvenimenti sono di decine e decine di esemplari al giorno. Non sempre siamo chiamati per casi anche di vera necessità, a volte abbiamo delle segnalazioni che purtroppo poi vanno in nulla di fatto, ovvero animali che non hanno nessun tipo di problema, ma secondo l'utenza sono in difficoltà, dobbiamo intervenire e poi non c'è nessun tipo di riscontro, di ferito, di malattia, quindi l'animale può essere lasciato liberamente sul posto o nelle zone più adeguate, insomma. E qui, come dicevo, vengono portate tutti gli animali feriti. Attualmente, quest'anno, abbiamo avuto un ulteriore incremento di oltre 200 animali fino ad ora, quindi sicuramente arriveremo a 1200 presenze avute, sì, ricevute nell'arco dell'anno, sì. Anche animali sotto sequestro, cioè animali che vengono portati via da proprietari che non hanno le carte in regola per tenerli? Certamente, certamente, anche di questi facciamo il servizio. Sono animali particolari, tra virgolette, non si tratta di cani? No, noi non teniamo cani, teniamo solo fauna selvatica, principalmente sono uccelli sequestrati, e abbiamo anche un cinghiale, che è già un 6-7 anni che ce l'abbiamo qui, anche questo posto sotto sequestro. Quello che colpisce appunto il fatto che questi due cinghiali che ospitate sono diventati animali domestici. Certamente, anche se Matteo, si chiama Matteo, quello più grande, è arrivato che aveva già 6 anni, quindi già un animale adulto, mentre l'altro, il più piccolo, che si chiama Lauro, è un animale che abbiamo praticamente allevato noi da piccolino, che aveva dei grossissimi problemi. Colpisce perché ultimamente ci sono stati episodi di cinghiali, soprattutto nel Triestino, che hanno fatto danni, hanno anche attaccato delle case, delle persone. Certamente, perché sono animali selvatici, però è un animale che si adatta un po' a tutto, quindi mangia tutto quello che viene trovato, no? Però se la gente chiaramente li fa avvicinare, è normale che l'animale si abitui molto bene a cercarsi il cibo dove lo trova più abbondante.
poi nello specifico si è quasi creato un piccolo branco, chiamiamolo così, perché questi due cinghiali vivono a stretto contatto con dei muffloni e con la capra. E infatti eccoli qua, abbiamo uno a sinistra e l'altro a destra, che sono qui anche loro, che sono praticamente degli attori, no? Eccolo qui, questo è Lauro, che è quello piccolino, diciamo, chiamiamolo piccolino, anche se... Quanto pesa? Sarà su quasi 2 quintali, avrà 1,80 sicuramente, 1,80 quintali. E anche Matteo, eccolo lì, li abbiamo tutti e due qui, anche loro, per l'intervista. Matteo è il capo di questo piccolo Matteo, branco? Matteo, sì, è il capo incontrastato finora di questo piccolo branco di due cinghiali, due muffloni e una capra che si fanno compagnia e dormono comunque tutti assieme. I muffloni che animali sono? Ma il mufflone è un animale originario dall'Asia, non è un animale europeo, però è stato importato ancora in epoche remote ed è un animale che si è adattato molto bene al nostro clima, è una specie abbondante adesso in tutta la nostra pedemontana. Quali sono gli animali che raccogliete più frequentemente? Ma diciamo sono i cuccioli, no? Rondoni e merli penso che la facciano da padrone ogni anno perché ne arrivano a centinaia di piccoli. Anche delle aquile reali? Abbiamo anche 2 aquile reali che sono alle nostre spalle qui, una sequestrata e una che viene dalla Svizzera che è già 7 anni che ce l'abbiamo. I cinghiali, lei ha detto però questi animali vengono lasciati in libertà una volta che sono guariti dalle ferite o dai loro problemi, però nel caso dei cinghiali non è prevista la loro liberazione? No, anche perché sono 2 animali, come vedete, sono imprintati tutti e due, quindi è praticamente un pericolo per loro e anche per la gente, perché non avendo paura dell'uomo, è chiaro, li vediamo qui che stanno confabulando fra loro. Invece gli uccelli possono essere rimessi in libertà. Certo, gli uccelli e anche i caprioli. Infatti una settimana fa abbiamo fatto una bella liberazione con i bambini delle primarie di terzo d'Aquileia, organizzata molto bene dai cacciatori di terzo d'Aquileia. Abbiamo liberato anche un capriolo che avevamo curato e una ventina di uccelli, 21 penso per l'esattezza. Questi animali sono feriti per cause naturali più delle volte o per colpa dell'uomo? Ma diciamo dipende dal tipo di animale, no? Perché i falchi pellegrini, le poiane sono quelli più spesso vanno conferite da elettrocuzione, quindi vanno sui fili della luce. Poi ci sono gli sparvieri e le tortore che magari vanno a sbattere nelle vetrate. Quindi ci sono diverse forme di pericolosità, no? I caprioli invece sono quelli che vanno addosso alle macchine come i cinghiali e come i cervi. La provincia mi pare ogni anno solo di caprioli mi pare recuperi circa un 300 pezzi, ecco, quindi son tanti. Invece gli animali che vengono portati qua perché sequestrati, che genere di animali sono? Animali che le persone si tengono in casa? Generalmente anche di gente che va a prenderli proprio... Senza, chiaro, oggi non si può più, l'aucupio è proibito, quindi, ma c'è sempre ancora qualcuno che ha queste passioni di andare a prendersi gli uccelli. Lei è da solo a gestire il centro? Il centro viene gestito sì, con mia moglie e poi ho un amico, un caro amico che è sempre disponibile, Paolo Lirussi, che In tutti gli anni, anche lui 20 anni che è qui e ogni volta che ha un attimo di tempo lo passa qui. Comunque nel caso in cui qualcuno trovasse un animale selvatico ferito, quali sono i consigli sul comportamento da tenere? Innanzitutto vedere che tipo di animale si ha per le mani, dopodiché o si chiama il numero verde della provincia oppure se le persone sanno dove è il centro, lo possono consegnare qui 24 ore su 24, qualsiasi ora. Comunque non toccarlo, immagino, non cercare di soccorrerlo da soli. Insomma, dipende, se è una poiana o un falco così, mettergli sopra una coperta in modo da non farsi graffiare, non tanto per il becco quanto per gli artigli. Dipende dal tipo di animale. Altri animali particolari, oltre ai cinghiali?
Ma guardi, fino ad ora ad oggi sono arrivate 97 specie di animali diversi, tra mammiferi, rettili e uccelli. Gli uccelli sono quelli che fanno più numero, ecco. Cosa sono questi uccelli? Questi sono dei gufetti molto piccoli, è il numero due in ordine di piccolezza, non di grandezza, perché il primo in assoluto spetta alla civetta nana e il secondo invece è l'assiolo che noi abbiamo allevato. Questi sono, c'è un adulto, arrivato adulto, due fratelli più un altro arrivato piccolissimo che aveva ancora gli occhi chiusi, che sembrava proprio un batuffoletto di cotone. Rimangono quindi così piccoli? Rimangono così piccoli, ormai non li liberiamo più perché è un uccello migratore, anche se ultimamente qualcuno si ferma in sud Italia a fare lo svernamento. È un grande mangiatore di insetti e quindi insettivoro proprio quasi puro, no? Eccolo qua. L'animale più strano, tra virgolette, che vi è capitato di trovare? Beh, diciamo innanzitutto il gatto selvatico, lo sciacallo, ma soprattutto la presenza dell'orso a Codroipo, che è stato un evento addirittura assolutamente eccezionale per il nostro territorio. Quello lì è stata una segnalazione proprio incredibile, una cosa proprio che rimarrà negli annuali della fauna selvatica qui nella zona, perché fin quando lo troviamo in pedemontana, ma così proprio a Codroipo, e ha attraversato tutta la pianura friulana da Codroipo fino a Villesse e senza nessuna osservazione, tranne proprio le telecamere di Villesse, è stato un evento proprio unico in assoluto. Questo non è un centro visite, perché noi abbiamo messo a disposizione la nostra casa privata a disposizione degli animali, ma se qualcuno ha piacere e desiderio di vedere, basta che mi chiami e ci mettiamo d'accordo. Con le scuole, per esempio, fate attività? Sì, certo, anche con le scuole facciamo attività di liberazione. So comunque che anche le primarie qui di Campo Formido l'anno prossimo hanno già messo in programma degli interventi atti anche appunto alla liberazione. Anche Aragogna ci hanno detto che fanno delle liberazioni anche loro. E penso che sia una cosa molto bella per i bambini, essere proprio a contatto con gli animali, liberarli. Abbiamo avuto una gran bella soddisfazione lì a Terzo proprio la settimana scorsa.